Il 23 marzo del 1944 la resistenza romana compie la più grande e importante azione militare antinazista mai realizzata all'interno di una capitale occupata dalla Wehrmacht. Un gruppo dei GAP, gruppi di azione patriottica, la forza armata militare del Partito Comunista Italiano, attacca e smantella completamente il terzo battaglione del Polizei Regiment Bozen in transito in via Rasella. Roma, dal 10 settembre del 1943, è sotto il giogo nazista, sotto l'occupazione terroristica tedesca, coadiuvata dai collaborazionisti fascisti di Salò. Il 23 marzo del 1944 ricorre l'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. E i partigiani romani colpiscono l'esercito più forte presente in Europa, dimostrando che attraverso la tecnica della guerra asimmetrica, irregolare, della lotta partigiana, è possibile colpire un nemico 100 volte più forte, più numeroso, più armato, più organizzato. L'obiettivo dell'azione di Via Rasella fu quello di colpire una colonna tedesca di oltre 100 uomini che quotidianamente traversava il cuore di Roma. Il mio compito era fare da copertura a Bentivegna dal momento dell'accensione della miccia fino al completo sganciamento dai tedeschi. Cercai di assumere un atteggiamento disinvolto, presi la scopa e cominciai a spazzare in terra. Finalmente il nemico arrivò. Carlo Salinari aveva dato l'avviso ai compagni che mi avrebbero dovuto avvertire. A questo punto mi porto lì all'angolo di via Rasella. E Calamandrei prese posto nel punto da cui avrebbe dovuto darmi il segnale di accensione. Lucia Ottobrini, Marisa Musu, Carla Capponi, Maria Teresa Regard, Rosario Bentivegna, Mario Fiorentini, Franco Calamandrei sono solo alcuni dei membri, dei componenti di quei gruppi piccoli ma agguerriti, organizzati e politicamente strutturati attorno all'ideologia della libertà che colpiscono con grande forza, con grande efficacia militare, un esercito molto più forte, molto più organizzato. Il comando effettivo della resistenza romana è stato la giunta militare tripartita, composta dai rappresentanti del Partito Comunista, del Partito Socialista e del Partito d'Azione. E anche in questo campo, più che la solidarietà politica, la comune piattaforma, ha agito anche il collegamento, la solidarietà umana tra noi che avevamo la responsabilità di questi comandi, tra me, il compagno Pertini e il compagno Bauer del Partito d'Azione. Ci eravamo conosciuti in altri tempi, avevamo combattuto assieme contro il fascismo, eravamo stati a Ponza e quindi tra noi vi erano dei rapporti umani di fiducia che ci spinsero a combattere assieme e anche a organizzare un posto unico di comando. Rispondono anche alle istanze della popolazione civile, soprattutto quella delle borgate, soprattutto quella Roma popolare che durante il fascismo aveva patito profondamente non solo le divisioni in classe della società, ma il gioco, l'espressione di forza violenta del regime contro le classi e i ceti popolari. È la rappresentazione di quelle istanze che sta dentro il quadro della lotta armata al nazismo. Ed è quell'espressione, quell'istanza popolare che legittima quel tipo di conflitto, una modalità nuova che riscriverà e contribuirà a riscrivere il diritto internazionale sull'autodeterminazione dei popoli. Nel pomeriggio del 23 marzo, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna di polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Il comando tedesco, deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati, ha ordinato che per ogni tedesco assassinato 10 criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito. Che via Rasella rappresenti una delle azioni più importanti compiute dalla Resistenza è immediatamente percepito dagli stessi alti comandi nazisti, che
che organizzano nel più assoluto segreto, nel più assoluto silenzio, il crimine di guerra delle Fosse Ardeatine. Immediatamente dopo l'attacco vengono rastrellati nelle strade vicino, nelle carceri, nelle camere di tortura, centinaia di prigionieri che vengono trasportati alle cave ardeatine e lì barbaramente trucidati. Testimonianza dell'imputato Clemens, capitano delle SS. Le vittime furono portate nella cava A5 A5. Dopo averle poste in ginocchio, all'ordine sparammo un colpo solo. Testimonianza del soldato delle SS Amon. Quando venne alzata la fiaccola e vidi i morti, Svenni, rimasi inorridito. Un mio compagno sparò per me. Fire! Su Via Rasella nel corso degli anni sono stati scritti numerosissimi falsi storici. Addirittura i partigiani che hanno partecipato all'azione sono stati portati a processo, poi sempre assolti, con il riconoscimento della legittimità di quell'azione bellica contro un esercito occupante. Ma non è soltanto la magistratura ad essersi espressa su Via Rasella, è la storia della nostra città, la storia della resistenza romana, quella che ha restituito corpo e dignità ad una capitale, quella italiana, occupata dalle truppe della Wehrmacht e soggiogata dai collaborazionisti fascisti di Salò. Sentii il colpo che aspettavo con ansia. Vuol dire che l'attentato era riuscito. Salimmo da De Gasperi, che mi domandò cosa è successo. Risposi, è stata forse un'azione partigiana. Ah, disse De Gasperi. Voi non ne sapete niente, certamente cosa vostra, tanto ne pensate, tanto ne fate voi comunisti. In realtà era stata l'azione di Via Rasella. 2 ore dopo, quando scesi da De Gasperi dopo un lungo colloquio politico sulla crisi del CLN provocata dalle dimissioni di Bonomi, la città, il centro della città, era ancora in subbuglio. È in questo quadro che matura il 23 marzo questa grande, straordinaria azione di guerra che rappresenta per l'Italia, per la città di Roma, un orgoglio, in quanto da un lato determina la rottura dell'ordine terroristico nazista impiantato nella città e dall'altro rappresenta la forza militare e politica di un nascente potere alternativo, quello della resistenza, un potere costituente che rompe la legalità nazifascista e acquisisce una legittimità costituente, appunto, che troverà il suo approdo decisivo, conclusivo, nella stesura della Carta Costituzionale Italiana. Partivano, li ho visti io, da via Tasso 3 camion, amore mio. Noi stavamo ad aspettare il secondo colloquio e la finestra dava sul cortile. E i camion erano del tipo militare, telati, coperti sopra e ai lati, e i nostri cari con le mani legate, amore mio. E abbiamo cominciato a chiamare, chiamava ognuno i suoi padri, figli, fratelli, nipoti, amore mio. E i soldati venivano incontro col mitra spianato, via, via, caput, pazzi erano pazzi. E noi che potevamo fare? Vi abbiamo visti partire. Nessuno doveva vedere, nessuno doveva sapere. Una camionetta girava da 2 ore per il quartiere, un megafono strillava. Un convoglio deve passare, che le persiane siano tutte sbarrate. Se vediamo qualcuno affacciato abbiamo l'ordine di sparare. E poi i camion sono arrivati, circondati dalle moto col side, che i soldati con i mitra puntati. Barberini, il Tritone, via Nazionale, il Colosseo, tutto sprecolato, Marco Aurelio sul suo cavallo dorato, e la piazzetta ornata con la chiesa in cima alla scalinata che sale, sale fino al portale, e da via Tassi
corse delle regine celi, quei camion hanno sfilato fra le case scolorite, i muri vecchi e le fontane delicate portavano al macello padri e figli ammanettati. E nessuno li ha seguiti, nessuno è andato a chiamare, lo sai che me lo chiedo da 50 anni, nessuno è andato a domandare, ma perché bloccano le strade, ma cosa volete fare? Arrivano sull'Ardiatina che il sole sta per cadere, mettono due sentinelle per bloccare veicoli e pedoni a monte e a valle delle cave, i camion retrocedono fino all'ingresso affinché loro non si vedano. E nessuno li ha visti entrare, solo i tedeschi militari immobili pronti per sparare a 335 uomini, 5 per volta. Potremo mai dimenticare che così sono morti i nostri padri? Ma lo sai quante volte me li vedo entrare dentro al buio delle cave, smarriti, si guardano intorno per capire. Ma che si sono detti in quel momento? Ma cosa avranno pensato? Ma che gli avrà detto il cervello? Ma la bocca gli avrà parlato? 335 uomini, 5 per volta. E questo è vero, tutto vero, la storia l'ha detto, il tribunale ha parlato, così è stato. Ma come si può pensare? Ce ne sono 5 di troppo, dice Kappler. Questi hanno visto tutto, che ne facciamo? Uccidiamo anche loro? Uccidiamo anche loro.